Ciao a tutte ragazze, bentornate sul mio canale, finalmente riesco a girarvi un video. Spero che la luce sia buona, che l'inquadratura pure perché sto girando in piedi, oggi mi è presa così. E niente, allora, la location purtroppo è notturna perché appunto ormai insomma sono tornata da poco dal lavoro. Se aspetto di fare un video di giorno con la luce così, campa cavallo che l'erba cresce, quindi ho detto vabbè. Improntiamolo così, tanto vi devo far vedere dei vestiti, non è niente di make-upposo per questa volta. Il modo migliore per tornare a fare video ho pensato che fosse il video sui saldi, visto che diciamo che io di tempo ne ho relativamente poco ormai da dedicare a YouTube, penso che ve ne siete anche un po' accorte, però diciamo che i video sui saldi sono quelli che magari cerco sempre un po' di guardare, di curiosare. Diciamo che questo giro di saldi è stato abbastanza proficuo, mi sono concentrata soprattutto sull'abbigliamento perché avevo bisogno di rinnovare un pochino i vestiti che avevo e devo dire che ho fatto diversi giri appunto in diversi posti e quindi devo dire che sono abbastanza soddisfatta del bottino. Non mi perdo in altre chiacchiere perché già so che verrà un video immenso, quindi comincio subito. Capi indossati purtroppo no, ragazze, mi rendo conto che è meglio vederli indossati perché ti rendi un po' meglio, ti rendi conto della vestibilità, però purtroppo io non gliela posso fare perché se mi metto a fare troppi tagli col video non lo vedrete mai. Quindi accontentatevi di vedere i capi così come ve li mostro. La prima cosa che vi faccio vedere è un maglioncino che ho preso da Promod. Promod ha chiuso in Italia, io ho scoperto questa cosa, cioè negozi fisici non ce ne sono praticamente più e quindi purtroppo bisogna acquistarlo dal sito oppure andare fuori all'estero e andare appunto nei negozi. Io mi trovavo all'estero, sono stata fortunata che ho beccato appunto i saldi fuori e ho potuto fare un acquisto di cui sono veramente molto soddisfatta, che è appunto questo maglioncino così con lo scollo a V e tutti questi pois di varie dimensioni e mi piaceva davvero davvero tanto, poi di questi qui che cadono morbidi sulle spalle e veramente veramente carino. Non ho più etichette perché ho preso, lavato e fatto tutto, però l'ho pagato intorno ai 15 euro. Sempre parlando di maglioncini, ho preso un acquisto per la primavera più che altro per i colori, un po' per il materiale, ed è questo maglioncino della Only fatto in questo modo, quindi ha le righe, pure questo cade molto morbido, molto largo addosso, a righe bianche e cioè a righe rosa su fondo bianco, colore insolito per me visto che io sono grande diciamo fan del nero, però per quanto riguarda i vestiti ovviamente, però mi piaceva molto. Rimane un pochino trasparente sotto, cioè comunque ci va un top sotto e ho pensato, ora sto andando un pochino alla ricerca di un top di questo colore qui e non so, mi piaceva l'idea, magari sapete con un jeans, abbigliamento così molto tranquillo primaverile e insomma ho preso pure questo maglioncino. Parliamo di maglioncioni adesso, non sono molto fan invece dei maglioni quelli pesanti, però non so, io quest'inverno sento un freddo allucinante mai sentito nella mia vita e ho trovato questo maglioncino a dir poco adorabile e l'ho voluto prendere. Super scontato, tipo 10 euro, è fatto in questo modo, ha tutte queste geometrie particolari su fondo rosa, ha un pochino qui di tipo peletti, cose così, e insomma pure questo mi piaceva davvero tanto. Questo viene super super caldo e la marca è La Baciata, non so se qualcuno conosce questo brand, e mi è piaciuto veramente tantissimo, già messo diverse volte, wow. Altro acquisto è questa che mi vedete indosso, è l'unica cosa forse, che è una, sembra un po' pigiama, in realtà no, è una camicetta, questa l'ho presa da Siena, è fatta appunto con lo scollo così, e semplice, niente di che, su questo color glicine, un po' colore delle mie unghie, e non so, mi piaceva, poi vabbè io qua mi piacciono tantissimo, quindi pure questa l'ho presa, questa l'ho pagata tipo 7 euro. Ho fatto un giro da Mango, tra le tante cose che ho visto che mi piacevano, alla fine non ho preso niente, ho preso solo una camicia, che è nera appunto, che ha davanti questa specie di nodino, qui, fatto così, e poi praticamente ha i bottoncini fatti in questo modo. C'ho praticamente a due e due i bottoncini marroni, se sto coso magari 2, 4, 6.
Molto molto semplice, in realtà pure questa cade morbida addosso e l'ho pensata magari su un jeans e insomma mi piaceva molto. Questa l'ho presa proprio a inizio saldi, l'avrò pagata tipo a 15 di euro, non di più. Altra camicetta acquistata, vedrete diverse camicie perché sono nel periodo camicie della mia vita, come anche questa qui che ho indosso. E questa l'ho presa perché ho pensato fosse un po' versatile, è fatta così, quindi a righe bianche e nere, ed è molto molto semplice. Questa qui è della Jacqueline de Jong, non so pure questa marca se la conoscete, ha un sacco di cose carine. E io la trovo in diversi negozi qui a Roma, però online è rivenduta, per esempio c'è la Zalando, mi sembra ce l'abbia anche ASOS, quindi si trova abbastanza online e c'è cose molto molto carine, molto sfiziose, insomma un po' il genere che piace a me, diciamo. Capitolo H&M, ho comprato solo due cose, non ho comprato accessori, non ho comprato make-up, non ho comprato niente, ho comprato una t-shirt, che è questa qui bianca, mi piaceva tantissimo questa scritta qua, quindi l'ho presa e questa l'ho pagata tipo 2,90 euro, una roba del genere. Non sono amante delle t-shirt bianche, però questa mi piaceva anche perché è fatta molto bene, un bel cotone, mi piaceva molto. E poi ho preso un vestito. Allora, quest'inverno, insomma, nell'autunno ho visto i vestiti di tipo velluto. Io sono sempre stata un po', non so, un po' titubante, non lo so, non mi hanno mai sconfinferato più di tanto. Poi non so, sarà che a vederli in giro e non lo so, fantasie floreali che a me piacciono tantissimo e ne vado matta. Vabbè, alla fine mi sono decisa, ho detto vabbè, qualcuno lo provo. L'ho trovato da H&M. Allora, il modello mi piace molto. Solo che non ho avuto ancora modo di metterlo. Allora, ve lo faccio vedere. È questo qui, della linea Divided. Ed è praticamente con lo scollo a V. Poi c'ha questi fiorellini qui rosa che mi piacciono moltissimo. E finisce appunto, a me arriva un tipo sopra il ginocchio più o meno. E ha in vita la cinta che si chiude così da una parte, che è molto carina. La cosa che non mi sconfinfera sono, uno, le maniche. Maniche corte. Vestito di velluto, maniche corte, non lo so. E quindi comunque ci va un cardigan sopra. L'altra cosa che non mi sconfinfera molto è questo scollo, che è uno scollo molto profondo. Io comunque ho seno, quindi comunque sotto ci devo mettere una canottiera o comunque qualcosa. Ma anche mettendo una canottiera comunque rimarrei abbastanza scollacciata. E come vi dicevo, ho freddo, cioè d'inverno fa freddo, io ho freddo. Quindi non lo so, questo ancora, cioè, mi piace molto perché è una fantasia che mi piace un sacco. Poi anche addosso mi piace come sta. Però appunto devo un attimino risolvere questa situazione qui davanti, di copertura un pochetto e non lo so, ci sto un pochino ragionando. Però è davvero davvero molto carino e quindi sono veramente molto contenta di averlo preso. Per rimanere in tema vestitini di velluto, vi dicevo che ne ho acquistato un altro, che è di The Zenith. Allora, questo favoloso, l'avevo visto a prezzo pieno, ero tentata di prenderlo, poi ho detto no, non lo so, tutto nero, vabbè, alla fine ho trovato al 50%, l'ho preso. È questo qui, nero, come vi dicevo, tutto tutto di velluto. Questo tra l'altro l'ho messo un giorno per andare in ufficio e appunto la mia collega l'ha visto e le è piaciuto un sacco, quindi è andato a prenderlo anche lei, quindi veramente veramente carino. Ha la manica lunga, finalmente l'elastichino in vita, e poi sotto c'è sempre il pizzo un pochino così, e è molto molto carino addosso e mi è piaciuto un sacco, quindi l'ho provato e l'ho subito preso perché è fantastico. Sempre da The Zenith ho preso diverse paia di slip e appunto e delle calze, insomma dei Collant, che però non sto qui a farvi vedere perché sennò finiamo dopo domani. Poi arriviamo a Zara. Allora, Zara è il negozio dove ho acquistato di più, tra l'altro ho acquistato anche nei giorni scorsi e un ordine che devo andare a ritirare, però non sono sicurissima delle taglie, quindi vabbè, poi nel caso ve li farò vedere più avanti. E ho preso diverse cose. La prima cosa che vi mostro è l'unica cosa che ho preso della nuova collezione. Mi è piaciuto un sacco, c'era anche in diverse fantasie, però ho pensato di prendere una tonalità neutra, che è questo vestito qui, che
che è molto semplice, è fatto tipo a... non ve lo so dire, però è tipo tutto rigato e ha tipo delle balze qui alla fine, è nero. Questo l'ho pensato, io in questo periodo mi piacciono un sacco anche le calze ed essendo così neutro posso un po' sbizzarrirmi sulle calze da metterci sotto, perché ce n'ho diverse con dei disegni e dei decori molto particolari che appunto mi piacciono. E quindi appunto l'ho voluto prendere. Poi comunque questi qui della linea Trafalook, vabbè, comunque TRF, insomma quella roba là costa, ho pagato 19 euro, quindi si poteva fare tranquillamente. Adesso vi faccio vedere le cose che ho trovato con i saldi. E la prima cosa che vi faccio vedere è questa, io lo definisco un vestitino, però non so, sul sito mi sembra che sia definito come tipo una tunica, una roba del genere. È molto trasparente, quindi sotto ci va comunque una canottiera lunga oppure una sottoveste. È fatto a balze sotto, se trovo una foto del sito ve la metto, così sicuramente capite meglio di cosa stiamo parlando. Ha al collo questi due nastrini che in teoria si legano. Ed è veramente, veramente carino. A me arriva, diciamo... Una lunghezza giusta, insomma un pochino sotto, insomma a metà coscia più o meno, e con appunto dei leggings, delle calze coprenti, secondo me è molto molto carino. Poi vi dicevo, fantasia così floreale che a me piace un sacco, è molto molto leggero, quindi questo aspetto un pochino la primavera per metterlo, ma è davvero davvero carino. Ha le manichine lunghe fatte tipo a camicia e questo l'ho pagato tipo 15 euro forse, costava sui 30. Super affare da Zara sono stati questi shorts. Allora, questi qui, allora, fantasia, mi rendo conto che è un po' un azzardo, almeno per me, perché non sono proprio tipo. Diciamo che li ho presi perché costavano 9 euro invece di 30. Era tipo l'ultima taglia e quindi ho detto, vabbè, male che va, ho tra virgolette buttato 9 euro, perché mi balenava da un po' di tempo l'idea di mettere gli shorts con magari un body, così non prendo freddo, e sopra magari uno di quei maxi cardigan con appunto calze coprenti e magari uno stivaletto. Mi sembrava un'idea carina. Questi li ho trovati, mi piaceva questa punta di rosso che hanno e sono molto carini addosso, anche hanno dietro tipo qui la taschina, non vestono attillati, vestono abbastanza morbidi anche davanti, quindi io, insomma non mi dispiacevano. Hanno una vita molto alta, ma davvero molto alta, cioè almeno per i miei standard, e però è così, ho voluto un po' buttarmi in questa cosa, ora vediamo un pochino che ne sarà. Altro capo di Zara che mi è piaciuto un sacco è questa camicetta. Vi parlavo sempre del periodo camicette della mia vita. Questa pure è trasparente, quindi anche questo aspetto, magari climi più miti per metterla, però anche questa sicuramente ci vorrà una canottierina sotto. È a fondo blu con questi fiori fucsia e beige, ma anche delle micro borchette dorate. Spero, non credo si vedrà mai, però fidatevi. È davvero davvero carina, c'ha i bottoni sulle maniche che sono fatti in questo modo e li ha anche qui di lato, qua. È davvero davvero graziosa, anche questa pagata tipo 9 euro, no, 10 euro, una roba così, pure questa super scontata con i saldi, e veste molto morbida, quindi... veramente veramente graziosa anche questa, mi è piaciuta molto. Ve l'ho detto, a me fantasie, camicette, in questo periodo compro solo queste cose, quindi sarà il periodo floreale della mia vita, chissà. Altra camicia floreale presa sempre da Zara è questa qui. Questa è un pochino più a impatto, diciamo, però è davvero graziosa. L'unica cosa che non mi fa impazzire, a dir la verità, è che è corta, abbastanza corta, cioè non è proprio di quelle... A me piacciono le cose un pochino più lunghette, non lo so, è una cosa mia psicologica, mi rendo conto, però magari risolvo con un top sotto, tanto comunque, no, questa può anche andare senza top in realtà, perché non è trasparente. Anche questa però ha un bello scollo, fatto in questo modo, che sembra tipo una giacca. Spero si capisca qualcosa, perdonatemi.
È davvero carina, mi piaceva un sacco la fantasia e non lo so, a me le camicie di Zara mi piacciono un sacco, sono molto particolari, hanno delle fantasie carine, poi le trovo un buon modo per... magari io jeans non è che vario molto di colori, non mi piacciono jeans colorati, ne ho soltanto un paio di pinky che sono tipo di un color magenta, un po' scuro, ma quello è stato proprio pure lì tipo i saldi, l'avevo trovato per poco quindi li ho presi, però se no di solito sono o neri o blu, non vado di altri colori, quindi mi piace magari spezzare con una camicia che abbia un po' qualche colore, qualche cosa un pochino così particolare, diciamo. L'ultimo capo che vi faccio vedere è un capo che ho comprato da And Other Stories, che è un negozio che c'è pure qui a Roma. Io però appunto mi trovavo all'estero, l'ho trovato anche lì. Ho fatto un giretto, ho trovato questa camicetta al 50%, quindi me la sono presa. E, ha dei prezzi piuttosto alti, però comunque secondo me le cose sono veramente veramente carine. Con i saldi è fattibile. La camicetta in questione è questa, è nera e ha i fiorellini rosa, arancione, insomma, fatta in questo modo, molto molto semplice. Davvero davvero graziosa anche questa, le maniche con i bottoncini, insomma non è niente di wow, però mi piaceva. Poi questa l'ho pagata 24 euro mi sembra, perché a prezzo pieno costava tipo 49 e insomma ho pensato di prenderla. L'ultima cosa che vi faccio vedere sono un paio di scarpe. Allora, pure queste scarpe sono stata molto indecisa perché le avevo ordinate su Zalando all'inizio. Più che altro perché ora con Zalando puoi comprare prima e pagare dopo, quindi se sei interessato a qualcosa però non sei convinto, magari te lo compri, lo vedi, lo provi, poi se lo tieni e ti piace, insomma che lo vuoi appunto comprare, lo paghi, altrimenti glielo rimandi indietro e non hai speso niente. E, quindi ero indecisa, così le ho comprate, ero lì lì, cioè me le sono fatte arrivare a casa, ero lì lì. Per dire vabbè, dai, me le tengo, però oggettivamente costavano veramente troppo, quindi ho detto vabbè, ora le ho provate, so che la taglia va bene, magari me le tengo lì nella lista dei desideri, se le scontano riesco a prenderle, me le prendo, altrimenti vabbè, un giorno quando magari voglio fare un regalo me le compro. Poi che è successo? Le hanno messe su saldi privati, appunto scontate di 50-60 euro, ho fatto vabbè, senti, mi faccio sto regalo e andata così, ciao. Parliamo delle Dr. Martens. Allora, ero, vi dicevo, molto indecisa perché sono delle scarpe un po' difficili da portare, secondo me. Uno, perché non sono una stanga, insomma, alta 2 metri, quindi un minimo di tacco mi servirebbe, insomma, anche per un pochino per la schiena, insomma, raso terra non riesco a camminarci, cioè mi dà fastidio, non mi sento neanche, diciamo, completamente a mio agio. E, però quelle col tacco così non mi piacevano. Alla fine ho detto, sai che c'è? Magari me le compro, mi ci metto un alzatacco dentro, così almeno sto comoda e riesco a camminarci meglio. E poi vi ho detto, l'ho trovato su saldi privati, del colore che mi piaceva, l'ultimo numero era il mio, ho fatto questo al destino che mi ha detto comprale. Ho scelto questo modello qua, madonna, un piedone, in realtà un 38. Ho scelto queste che sono anche vegan, ma nel senso è un valore aggiunto ovviamente, ma non era questo il mio intento. Insomma, mi piaceva moltissimo il colore, che è un ciliegia molto molto scuro. Tipo lucidino un pochino. Queste le ho pensate magari indossate con magari una gonna jeans nera, dei collant semplici neri e non so, anche una magliettina scura, nera oppure di questo colore che comunque mi piace un sacco. E niente, quindi mi sono lanciata in questo acquisto. Sono sì basse perché hanno veramente un minimo, ma neanche. Che in realtà sono abbastanza pare. E sono un pochino preoccupata perché ho letto ovunque che tipo vanno comunque messe non allargate, però comunque bisogna fare un po' di rodaggio, non si possono mettere subito. Ok, questo era tutto, diciamo. Come vi dicevo, avrei altre cose da farvi vedere, tipo roba da Intimissimi, roba da Calzedonia, roba da The Zenith, però cioè, parliamo di calze, parliamo di slip, dei completi intimi, che magari anche no, quindi. Però sappiate che anche lì ho comprato diverse cose.
E basta, niente, quindi questo era tutto, io spero di avervi tenuto compagnia, se avete fatto un video sui saldi scrivetemelo giù nei commenti così io me li vado a vedere, perché appunto mi interessa sempre guardare un pochino che cosa comprano anche gli altri, e basta.